Buongiorno Fagnano, eccoci con il consueto video settimanale dell'amministrazione comunale. Tre gli argomenti di oggi. Il primo sono gli aggiornamenti dei dati Covid. Ad oggi, 29 ottobre, il numero dei positivi è 4, con uno in fase di accertamento. Bisogna mantenere ancora alta la guardia per evitare che la pandemia degeneri e aumenti il numero dei casi, quindi facciamo molta attenzione ancora. Il secondo argomento riguarda i cantieri. Come avete visto è stata riaperta via Vittoria e un tratto di via Mazzini. In quel punto infatti il cantiere del marciapiede si è concluso, si sta proseguendo per step. È stata chiusa invece la via Tronconi e ha creato diversi disagi agli automobilisti. È una via vitale del paese, ne siamo perfettamente consapevoli. Pertanto alla chiusura del cantiere alle 17:30 la strada viene riaperta e può essere utilizzata anche nei giorni festivi, quindi in questo weekend lungo che è quello dei morti la strada sarà aperta e percorribile da tutti. Il terzo argomento in realtà è un annuncio, lo andremo a specificare meglio in un video straordinario che faremo a inizio settimana prossima, probabilmente martedì, e riguarda le vaccinazioni anti-influenzali che si terranno quest'anno all'interno del palazzo di Piazza Gramsci. Però tutto ciò che riguarda l'argomento lo discuteremo in un video apposito con tutte le specifiche per le prenotazioni e per lo svolgimento delle vaccinazioni. Per oggi è tutto, buon fine settimana a tutti!